Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le biellette della barra stabilizzatrice Volco usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Per cambiare le biellette della barra stabilizzatrice su quest'auto, bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo al sistema delle sospensioni. Solleva la parte anteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. La bielletta della barra stabilizzatrice collega la barra stabilizzatrice agli ammortizzatori per tenere le ruote sempre premute a terra. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione, puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Quindi, staccare la testina superiore della bielletta barra stabilizzatrice. A tal fine, sono necessarie una chiave a doppio anello a gomito da 16, una chiave a bussola e una bussola da 7. Frenare la rotazione della testina con la bussola da 7 e posizionare il dado con la chiave a doppio anello a gomito. Ripeti l'operazione sulla testina inferiore. Rimuovi il dado e poi anche la bielletta. Ok ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova bielletta della barra stabilizzatrice, rimuovi i dadi che ci trovi su. Rimonta la bielletta della barra stabilizzatrice. Rimonta sommariamente i dadi. Stringi il dado. Finisci di stringere i dadi usando la chiave dinamometrica. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.